Prepariamogli la via. Prepariamogli la via. Prepariamogli la via. E la gloria del Signore apparirà. Prepariamogli la via. Prepariamogli la via. Prepariamogli la via. E la gloria del Signore apparirà. Ogni valle si accolma. Ogni monte si è abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Prepariamogli la via. Prepariamogli la via. Perché? Che la bocca dell'Eterno ha parlato, la sua gloria si vedrà. Prepariamogli la via, prepariamogli la via. Tutti insieme, prepariamogli la via. Prepariamogli la via, e la gloria del Signore apparirà. Insieme prepariamogli la via, prepariamogli la via, e la gloria del Signore si apparirà. Ogni valle si è colmata, ogni valle si è colmata, ogni monte si è abbassato, ogni strada per il nostro Dio. Prepariamogli la via. Prepariamogli la via. Perché? Perché la bocca dell'Eterno ha parlato, la sua gloria si vedrà. Tutti insieme prepariamogli la via. Oh sì, prepariamogli la via. Buonasera. Prepariamogli la via, e la gloria del Signore apparirà. Prepariamogli la via. Prepariamogli la via. Prepariamogli la via, e la gloria del Signore apparirà. Allora siamo arrivati alla nostra settima lezione. Buonasera a tutti quanti. Ti chiedo scusa per non essere presente il martedì sera, forse sposterò definitivamente la lezione di iChurch al mercoledì sera. Vediamo anche gli impegni che ci sono. Come state? Spero che questa diretta vi trovi in salute, vi trovi felici, sani, che state sperimentando cose straordinarie da parte di Dio, nostro Padre meraviglioso. Questa è la settima lezione di questo ciclo di studi che stiamo trattando in questa ultima serie di iChurch. Il tema è i segni che accompagnano coloro che credono. Quanti desiderano anche ascoltare le lezioni precedenti lo possono fare seguendo non solo con le dirette registrate su Facebook, ma anche nel canale YouTube, dove sono messe come playlist, e quindi dalla prima alla sesta, questa è la settima serata, la settima lezione in realtà.
E il nostro testo base, come voi sapete, è Marco capitolo 16 e lo leggiamo subito dal versetto 15 al versetto 20. Marco 16 dal verso 15 al verso 20 dice così: e poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che credono nel mio nome: scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Ed essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Quanti hanno seguito lo studio della scorsa settimana, vi ricordate, abbiamo parlato dell'importanza dell'ascensione in quello che è l'importanza e la profondità del mandato che lui ha dato ad ognuno di noi di predicare il Vangelo e del mandato che ha dato ad ognuno di noi di fare segni, prodigi e miracoli nel suo nome. Abbiamo parlato in maniera particolare la scorsa volta, se vi ricordate, dell'umanità di Gesù, della forza, della potenza, della rivelazione che c'è nell'umanità di Cristo. Abbiamo visto alcune cose interessanti, alcuni argomenti chiaramente un po' scomodi che hanno fatto saltare dalla sedia un pochettino di persone con dei commenti un po' particolari e così via. Stasera voglio continuare a parlarvi dell'evangelizzazione, della predicazione del Vangelo. Voglio prendere come spunto due capitoli del Vangelo di Luca in maniera particolare. Il capitolo 10, dove viene data in maniera particolare il mandato di Gesù ai 70, viene chiamata la missione dei 70, questi 70 dei quali non conosciamo assolutamente l'identità, non si sa chi siano, da dove venissero, non lo sappiamo assolutamente, ma abbiamo alcune basi che ci permettono di comprendere alcune cose. E stasera probabilmente ci faremo anche qualche risata, nel senso che vedremo alcune storie, leggeremo alcune storie del capitolo 9 del Vangelo di Luca che ci faranno sorridere, che ci faranno riflettere. E se vi ricordate la prima lezione che abbiamo fatto su questo tema dei segni che accompagnano coloro che credono, vi ricordate abbiamo trattato l'argomento dei 12 discepoli, cioè come ha fatto, in realtà erano 11, come ha fatto Gesù a fidarsi di persone che non credevano in lui? E l'abbiamo letto proprio nel Vangelo di Marco, il capitolo 15. Come ha fatto Gesù ad affidare il mandato dell'evangelizzazione mondiale di tutte le nazioni a 11 discepoli che non avevano creduto nella sua resurrezione, neanche di fronte alla testimonianza di Maria Maddalena e di fronte alla testimonianza dei due discepoli sulla via di Emmaus? E Gesù ci sorprende costantemente, ci sorprende continuamente, perché ci fa comprendere che in realtà quando lui inizia una cosa, lui la porta sempre a compimento. E qualunque incidente anche possa capitare nella nostra vita, lui l'aveva già considerato. Quando lui ci ha chiamato, lui sapeva esattamente quello che sarebbe successo nella nostra vita. Ed ecco perché è importante esaltare la grazia di Dio, perché la grazia non ci permette di prenderci dei meriti, non ci permette assolutamente di esaltarci o di innalzarci. La grazia di Dio ci mantiene con le orecchie basse, ci mantiene con i piedi per terra e ci fa comprendere che tutta la gloria alla fine appartiene a Lui, punto e basta. Ok, allora vorrei leggere insieme a voi qualcosa appunto che riguarda non solo la predicazione ma anche i miracoli, i segni, i prodigi. E in Luca al capitolo 10 leggiamo dal versetto 1:
Dopo queste cose, il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E quanti seguono i Church anche da qualche anno sanno che qualche anno fa abbiamo fatto proprio una serie di studi su Luca 10, sulla come evangelizzare con successo. Stasera toccheremo alcuni argomenti che abbiamo trattato qualche anno fa e li rivedremo sotto l'ottica di questo, del tema che stiamo trattando. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per via, e in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo di ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa. E in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti e guarite i malati che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Vediamo un pochettino l'epilogo di questo, di questa missione. Cosa è successo quando i 70 poi sono andati a fare quello che Gesù ha comandato loro? È scritto al versetto 17: ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, ed ecco, io vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in quella stessa ora Gesù giubilò nello spirito e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. In questa missione noi vediamo qualcosa di particolare e vorrei entrare un pochettino più in profondità su questo argomento, perché c'è un mandato, c'è il mandato in realtà che Gesù dà a questi ragazzi, a questa settantina di ragazzi, e ci sono tutti i presupposti per considerare questo un mandato veramente ufficiale e che sicuramente ci coinvolge in prima persona e dà dei comandi molto specifici, e sono bene o male gli stessi che lui diede anche ai 12. E in maniera particolare, proprio perché l'argomento, che il tema che stiamo trattando è i segni che accompagnano coloro che credono, vediamo al versetto 9: e guarite i malati che sono in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma la cosa importante che dobbiamo considerare questa sera, e mi rifaccio anche un pochettino alla prima lezione che abbiamo fatto, perché il Signore scelse 70 nuovi discepoli per poterli mandare e fare quello che in realtà dovevano fare i suoi 12? Ed è scritto qui, c'è un'espressione molto importante che ci fa riflettere proprio al versetto 1 del capitolo 10, dove è scritto: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70. Dopo queste cose il Signore ne designò altri 70. La domanda che dobbiamo farci è questa: che cosa è successo dopo queste cose? Quali cose? Quali cose sono successe perché il Signore si è visto costretto a designare altri 70 discepoli? Nel frattempo che questi 70 andarono in missione, i 12 dove sono andati a finire? Che fine hanno fatto? Che cosa è successo nella loro vita? Perché Gesù è come se in un momento così particolare lui avesse detto: i 12, statevi a casa un pochettino, parcheggiatevi per qualche settimana e mandiamo in avanscoperta altre persone.
Tutto questo noi lo possiamo scoprire nel capitolo 9 e se noi lo leggiamo come ora ve lo leggerò, voi scoprirete le cose che sono accadute che hanno portato poi Gesù a decidere il motivo, a decidere il perché i dodici non dovevano più fare quello che stavano facendo per un certo tempo e Gesù ha dovuto delegare altre persone al loro posto. Vedendo il capitolo 9, noi riusciamo a comprendere che sono successe praticamente almeno quattro cose fondamentalmente, quattro cose che hanno, ve la posso dire così in maniera così senza filtri, che hanno fatto arrabbiare Gesù e lo hanno costretto a mettere di lato i dodici per qualche giorno, probabilmente per insegnare loro qualcosa, per dare loro una lezione importante, che nessuno è indispensabile, che tutti siamo importanti, ma nessuno sicuramente è indispensabile. Ed è per questo che voglio leggere insieme a voi, in sequenza, alcuni passaggi del capitolo 9. Il capitolo 9, dal versetto 28, noi vediamo che c'è un evento molto particolare, che è l'evento della trasfigurazione, che non riguarda semplicemente la trasfigurazione di Gesù, ma riguarda anche il colloquio che Gesù ebbe sul monte, sulla montagna, con Mosè e con Elia. Senza entrare troppo nell'argomento, vediamo che al versetto 37 dice: il giorno seguente discesero dal monte e avvenne che una gran folla venne incontro a Gesù. Ed ecco un uomo fra la folla si mise a gridare dicendo: Maestro, ti prego, volgi lo sguardo su mio figlio, perché è l'unico che ho. Ed ecco uno spirito lo prende, subito egli grida, poi lo contorce, lo fa schiumare e se ne va da lui a fatica dopo averlo straziato. Io ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Guardate la risposta di Gesù. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Porta qui tuo figlio. Mentre il fanciullo si avvicinava, il demone lo contorse, lo straziò, ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il fanciullo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della magnificenza di Dio. E vediamo qui un primo evento che porta Gesù un pochettino ad arrabbiarsi. Raramente lo vediamo Gesù arrabbiato con i discepoli, di solito lo vediamo arrabbiato con i farisei. Ma in questo caso, quando quell'uomo venne da Gesù e disse queste parole: Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, di scacciare un demone, ma non hanno potuto. Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e fino a quando vi sopporterò? È chiaro che Gesù non si stava riferendo alla folla, è chiaro che Gesù non si stava riferendo al padre né tantomeno al figlio. Gesù stava parlando con i suoi discepoli e li chiama generazione incredula e perversa. Sono delle parole molto forti, sicuramente nella nostra cultura, nel nostro modo di capire, nella nostra comprensione del linguaggio. Quando andiamo a studiare queste parole, in realtà vediamo che hanno una connotazione un po' diversa nella cultura ebraica. L'incredulità, tutti quanti noi sappiamo che cos'è, il fatto di non credere fino in fondo, di non credere a sufficienza, di non credere di una fede non costante nel tempo. Una delle cose, ad esempio, che Gesù lamentava a volte era l'incostanza della fede. Vi ricordate quando Pietro andò verso Gesù camminando sulle acque, vi ricordate? Scritto in Matteo 14. E quando Pietro comincia a camminare sulle acque, arrivato a un certo punto, dice la Bibbia che lui guardò il vento e cominciò a preoccuparsi, ad avere paura del vento, delle onde, e cominciò a sprofondare a poco. E quando Pietro vide questo, gridò subito e disse: Signore, salvami, stendendo la mano. E Gesù gli andò incontro. Lo prese per la mano, lo tirò fuori dall'acqua e lo mise sull'acqua, perché Gesù stava camminando sulle acque. Quindi Gesù prende Pietro dall'acqua e lo mette di nuovo sull'acqua e gli dice: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ora, quella parola poca
poca in realtà non è collegata alla misura. Vedete, noi occidentali con la nostra cultura greca pensiamo sempre che la pochezza di qualcosa sia semplicemente un'unità di misura, poca fede, molta fede. Quindi per quanto riguarda noi connotiamo questa parola a quella che è una misura. In realtà l'espressione poca fede non ha niente a che fare con la misura, quindi con la grandezza della fede, ma ha a che fare con il tempo. In realtà Gesù, quando dice a Pietro uomo di poca fede, cioè come fai a dire uomo di poca fede a uno che ha appena camminato sulle acque? Chiaramente non è una cosa plausibile, non è comprensibile questa espressione, semplicemente perché questa espressione non ha a che fare con la misura della fede, ma ha a che fare con il tempo. Quando Gesù dice a Pietro hai avuto poca fede, uomo di poca fede, gli sta dicendo la tua fede in realtà è durata poco. Hai fede, ma è durata poco, quindi hai poca fede. Gesù non guarda in termini di misura, ma in termini di tempo, da questo punto di vista. Quando gli dice generazioni incredula, non sta dicendo a loro che non hanno fede, sta rimproverando i suoi discepoli che hanno una fede alternata, a corrente alternata. È una fede che sale e scende, sale e scende, sale e scende. È una fede che non è costante nel tempo. Fanno grandi passi di fede, grandi cose, e poi cadono nelle piccolezze. Lo vediamo ad esempio, per dare conferma di questo, in Luca 9 dal versetto 1 al verso 6 Gesù dà il mandato ai suoi dodici. Dice al versetto 1: chiamati insieme i suoi dodici discepoli, diede loro potere e autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. E al versetto 6 è scritto: allora essi partirono e andavano per i villaggi evangelizzando e operando guarigioni ovunque. In realtà parla di guarigioni, ma non parla di liberazioni, ok? È qualcosa che non è scritto. Questo mi fa riflettere sul fatto che loro avevano più fede per la guarigione, ma poca fede, nel senso che non riuscivano a estendere la loro fede nel tempo, quando si trovavano di fronte a problemi spirituali, quando si trovavano di fronte a demoni. Le malattie le sapevano gestire, i demoni no. Allora Gesù dice uomini, generazione incredula e generazione perversa. La perversione nella nostra mente occidentale chiaramente ha un significato totalmente diverso da quello che è il significato nella cultura ebraica. La perversione è qualcosa che ha a che fare con la distorsione. Quando noi diciamo quella persona è un perverso, la connotazione che diamo è il link che noi abbiamo, il collegamento che facciamo è nella sfera sessuale. Quindi una persona perversa è una persona che ha problemi dal punto di vista sessuale. Nella cultura ebraica non è così. Gesù lo chiama la generazione incredula e perversa. Cioè la perversione è qualcosa che distorce le parole di chi le sta dicendo. Quindi tu parli a me e io distorco le parole, ho una distorsione nella mia mente e quindi non riesco a dare credito e non riesco a mettere la mia fiducia perché non ho una buona comprensione o capisco le cose in maniera diversa. Lo posso fare in maniera inconsapevole o consapevole. Questa si chiama perversione. A volte è un concetto abbastanza ampio che non vorrei trattare ora, se no mi prende troppo tempo. Comunque la perversione ha a che fare con la percezione delle parole che Gesù aveva dato ad ognuno di loro. Ed ecco che non ha qualcosa che riguarda la sfera sessuale, chiaramente, dei suoi discepoli, ma che riguarda la comprensione, la messa in pratica delle parole che uscivano dalla bocca di Gesù. In pratica Gesù stava dicendo: voi non capite quello che io dico e quindi non potete neanche mettere fede, perché voi non capite il senso logico. Gesù ha
ripreso diverse volte. Vi ricordate quando Gesù, ad esempio, parlava del lievito dei farisei? Loro pensavano che parlasse del pane che avevano dimenticato all'altra riva, e Gesù diceva: ma perché pensate ancora queste cose? Questa si chiama perversione, cioè il dare un significato diverso perché non comprendi determinate cose. Ora, nessuno di noi può dire che Gesù non fosse chiaro nella sua espressione, ma vorrei dire anche qualche cosa. La religione rende le persone stupide, ottuse e anche cattive in alcuni casi. La religione rende le persone stupide nel senso che non permette loro di ragionare in maniera ampia, e quindi la religione pretende di far vivere alle persone una vita talmente spirituale che alla fine non serve né al cielo e né alla terra. La religione rende le persone inutili. Quando dico inutili non sto parlando chiaramente della loro dignità o della loro identità spirituale. Quando parlo di inutilità parlo nel senso che la religione rende la vita inutile e quindi rende la vita inutilizzabile. Ok? Perché? Perché noi non abbiamo ancora compreso pienamente il concetto del regno di Dio. La mancanza di comprensione dei principi del regno di Dio riduce una persona a vivere in maniera totalmente religiosa. Voglio farvi riflettere su questo. La religione fa identificare le persone con un gruppo religioso ristretto. La religione porta le persone ad un'appartenenza ad un gruppo religioso ristretto. La religione porta le persone a frequentare un gruppo religioso ristretto. La religione porta un senso di superiorità rispetto a tutti coloro che vivono al di fuori di quel gruppo religioso ristretto. Questo implica anche una separazione da tutti coloro che non appartengono a quel gruppo, e quindi questo porta ad un giudizio e ad una condanna verso tutti coloro che non fanno parte del gruppo. La religione chiude la mente. La religione chiude la mente, e in maniera particolare una delle cose tremende che fa la religione, la religiosità, è quello di fare una distinzione netta tra ciò che è sacro e ciò che è profano. Ora so che forse qualcuno spalancherà gli occhi a questa espressione, ma sareste sorpresi che nella cultura del regno di Dio non esiste separazione tra il sacro e il profano. La religione fa questa separazione tra ciò che è sacro e ciò che è profano. Vi faccio alcuni esempi particolari. Ad esempio, nella vita sociale, quando le persone sono all'interno di un luogo di culto si comportano in una determinata maniera, quando sono fuori si comportano in un'altra maniera. La vita economica, ad esempio, e la religione fa una distinzione tra il lavoro secolare e il lavoro spirituale. Chi fatica tutti i giorni in un posto di lavoro e invece chi lavora per il Signore a tempo pieno. La religione fa una definizione, fa una distinzione. Ad esempio, i soldi che tu dai per l'offerta sono più sacri dei soldi che magari paghi per andare in palestra. La vita sessuale, la religione la fa da padrone, soprattutto nella sfera sessuale, perché molti, ad esempio, e io conosco tante persone che si sentono in colpa perché desiderano, hanno dei desideri verso il sesso opposto. Io ho conosciuto persone che si sentono in colpa dopo aver fatto l'amore con la moglie o con il marito, che è come se devono chiedere perdono, come se quello è un atto carnale che non ha niente a che fare con lo spirituale, e fanno questa separazione. Io ho conosciuto persone che prima di stare con la moglie o con il marito dovevano necessariamente pregare e invocare il sangue di Gesù o chiedere perdono e chiedere la purificazione dopo aver consumato l'atto sessuale con il proprio coniuge. E questo è qualcosa di incredibile. Nella vita quotidiana, ad esempio, pregare è un atto spirituale. Andare in bagno, farsi una doccia, è un atto carnale. Ad esempio, stare al culto e spendere tempo
ascoltando la Bibbia, ascoltando il predicatore, quello è un atto spirituale. Spendere del tempo con la propria moglie, del tempo con la propria moglie, i propri figli, al mare, a farsi una bella vacanza, o magari andando a godersi con degli hobby personali, quella è una cosa carnale. La religione fa queste cose. La religione divide e separa e cerca continuamente di creare degli status sociali. Quello è più spirituale e quello è meno spirituale, perché il compito della religione è quello di creare separazione. La religione porta chiaramente al settarismo. Nella cultura ebraica, nella cultura del regno di Dio, in realtà tutto questo è esattamente l'opposto. Cioè, sono rimasto molto sorpreso parecchi anni fa, all'inizio della fede, quando ascoltavamo degli ebrei convertiti a Cristo che raccontavano che loro, quando vanno in bagno e tirano l'acqua, si alzano i pantaloni e ringraziano Dio per essere andati in bagno, perché se il loro corpo sta bene ed è regolare, è tutto merito di Dio ed è una cosa spirituale, perché Dio non ha a che fare con te soltanto quando vai nel luogo di culto, quando preghi o quando leggi la Bibbia. Dio è Dio sempre, Lui non è in cima alla lista, Lui è la lista, Lui non è il primo. Ok? Lui non è al primo posto. Questo è quello che fa la religione. La religione ti dice che ci sono priorità. Quante volte l'avrei ascoltato? Quante volte ho insegnato nel passato queste stupidaggini? Ci sono priorità nella vita. Prima Dio, poi la famiglia, poi il lavoro e poi la comunità. Alla fine non è mai così, perché la comunità molto spesso viene messa al posto di Dio, quindi se non vai in comunità stai mettendo Dio in realtà al secondo posto. Dio non è al primo posto, Dio non vuole stare al primo posto nella tua vita, Dio vuole stare in ogni posto nella tua vita. Dio è Dio quando vai in comunità, Dio è Dio quando sei in palestra, Dio è Dio quando sei al lavoro, Dio è Dio quando sei in bagno, Dio è Dio quando fai l'amore con tua moglie o con tuo marito, Dio è Dio quando stai correggendo i tuoi figli, Dio è Dio quando ti stai divertendo con i tuoi amici, sei al cinema, ti bevi una birra o stai facendo il tuo hobby preferito. Dio è Dio e non esiste separazione tra il sacro e il profano. Perché? Perché Dio è tuo padre e Lui deve avere il controllo di ogni area della tua vita. Lui è con te quando sei in comunità, Lui è con te quando sei a fare la spesa, quando sei in fila alla posta per pagare la bolletta, se è con te nel posto di lavoro. Noi abbiamo, lasciamo stare, ci sono arrivate delle notizie incredibili, ma non voglio perdere tempo con stupidaggini. Quindi Gesù rimprovera i discepoli e li chiama generazione incredula e perversa, ok? E non sono riusciti a cacciare un demone. Se noi andiamo a leggere lo stesso episodio nel Vangelo di Matteo, scopriamo, dice, i discepoli accostatisi a Gesù in disparte dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? Significa che loro cercarono di farlo, ma non ci riuscirono. E Gesù disse loro: per la vostra incredulità. Non c'entra la preghiera, non c'entra il digiuno, è per la vostra incredulità. Perché non siamo stati capaci di scacciarlo? Gesù ha risposto: è per la vostra incredulità. Ritorniamo al capitolo 9. Gesù ha a che fare con dei discepoli che cominciano a creargli dei problemi. Perché? Al versetto 46, subito dopo, noi leggiamo la Bibbia a paragrafi, ma in realtà è successo esattamente dopo quell'episodio. È scritto in Luca 9:46. Poi sorse fra di loro una disputa, chi di loro fosse il maggiore. Pensate un attimo, vi trovate in compagnia di coloro che Gesù delega e di cosa li senti parlare? Io sono migliore di te. No, io sono migliore di te. Sì, però a me mi ha chiamato per primo, io sono stato con lui nel monte. Si parte dall'altro, ma anch'io sono stato con lui nel monte, mentre gli altri sono stati lasciati. Sappiamo che Gesù andò sul monte con Pietro, Giacomo e Giovanni, gli altri 9 sono rimasti a valle, quindi quei 3 si sentivano magari superiori, e sorse fra di loro una disputa di chi di loro fosse il maggiore. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro:
chi riceve questo piccolo fanciullo nel mio nome riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo di tutti voi, questi sarà grande. Quindi avevano problemi di fede, problemi di perversione, cioè non capivano e distorcevano il significato delle parole. Avevano un serio problema di umiltà. Invece di mettersi a servire le persone, sorse fra di loro una disputa di chi di loro fosse il maggiore. Come se questa fosse la cosa, in realtà, la cosa più importante. No, io ho una chiesa più grande della tua. Sì, però io ho più visualizzazioni di te su YouTube. Sì, però quando faccio l'offerta, l'offerta che raccolgo io è la più grande, non ce n'è per nessuno. Sì, però quando io vado lì in quei posti si riempiono i teatri, si riempiono gli stadi, eccetera, eccetera. E andiamo costantemente, continuamente a cercare di capire chi è il più unto, chi è il più benedetto, chi è il più usato da Dio, chi è il più grande. Gesù ha detto: voi non avete capito niente, il più grande tra di voi deve essere il più piccolo. Vi ricordate l'espressione che Gesù usa nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, al versetto 25? Dice così: Gesù, chiamatili a sé, disse: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano potere su di esse, ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro schiavo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti o per le moltitudini. Quindi avevano un serio problema di umiltà e quindi un serio problema anche di insicurezza e di identità. Non è finita qui, pensate che sia finita? No, subito dopo, ha scritto in Luca 9,49. Allora Giovanni prese la parola, cioè immediatamente Gesù fa un insegnamento profondo sull'umiltà, sull'identità, e Giovanni prende la parola pensando di essere magari il più spirituale degli altri, perché era stato appena con Gesù sul monte, l'aveva vista trasfigurata, aveva visto Gesù, Mosè e Elia parlare insieme, aveva visto la nuvola scendere, la gloria di Gesù. Giovanni prese la parola e gli disse: maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo proibito perché non ti segue con noi. Io immagino la faccia di Gesù che guardava Giovanni e diceva: bravo, complimenti, hai fatto veramente una cosa saggia e soprattutto molto spirituale. Pensate un attimo, loro hanno problemi che non riescono a cacciare un demone, non riescono a cacciare un demone perché sono increduli e perversi, così li ha chiamati Gesù. Hanno seri problemi di umiltà, di identità e di sicurezza nella loro vita. E cosa fanno? Giovanni fa l'eroe. Giovanni dice: abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito perché non ti segue con noi. Pensate un attimo. Gesù che guarda Giovanni e dice: c'è finalmente qualcuno che caccia i demoni, c'è finalmente qualcuno che riesce a fare il lavoro che io vi ho chiesto di fare e voi glielo impedite. C'è qualcuno che sta facendo quello che voi dovreste fare e glielo impedite semplicemente perché non fa parte del vostro gruppo ristretto di persone. E questo mi fa pensare a volte, fratelli e sorelle, quanto siamo ridicoli. Io mi ci metto in mezzo tranquillamente. Penso ad alcune cose del passato che ho fatto, che ho detto, di tante cose talmente ridicole, talmente stupide, di come a volte io sono stato non come Giovanni, ma molto peggio di Giovanni, più arrogante,
più insensato, più stupido. Sono stato ottuso nel passato. Ho insegnato determinate cose, ho trattato la gente male in determinati momenti e non mi rendevo conto, onestamente. E quindi Gesù dice, parlando con Giovanni, non glielo proibite. Cioè, voi vedete qualcuno che caccia i demoni e glielo impedite, non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi, come per dire, se non è un nemico è un alleato. E voi sparate sugli alleati? Andate su coloro che ci stanno aiutando e gli impedite di fare il lavoro semplicemente perché voi siete orgogliosi, perché non volete vedere che altri abbiano successo al posto vostro? Perché alla fine questo è il problema. Giovanni ha visto che qualcun altro aveva successo facendo cose che lui non poteva fare, che i suoi discepoli, i suoi compagni non potevano fare, e quindi ha usato l'autorità. Questo è un bello argomento. Ha utilizzato l'autorità che Gesù gli ha dato non per servire, ma per sottomettere, non i demoni, le persone. E questa è una delle cose più sbagliate che noi possiamo fare. Gesù ci ha dato autorità non per sottomettere le persone, ma per sottomettere i demoni. Le persone vanno servite, le persone vanno incoraggiate, le persone vanno innalzate, le persone vanno aiutate. È chiaro che tutti sbagliamo e tutti facciamo errori, non c'è dubbio, non sto mettendo il dito nel cuore delle persone, ma a volte, e troppo spesso, vediamo questo come l'autorità che c'è stata, della quale siamo stati investiti, che ci è stata conferita da Gesù, a volte la utilizziamo per sottomettere le persone più che sottomettere il mondo spirituale Al comando di Gesù. E Gesù guarda i discepoli e dice: ma scusate, voi siete increduli, siete pervertiti, avete problemi di umiltà e di sicurezza, e ora voi vedete qualcuno che sta cacciando magari il demone che voi dovevate cacciare e glielo impedite. E posso pensare in questo momento a Gesù che comincia veramente a riflettere e dire: c'è qualche problema qua in questo gruppo. E non c'è dubbio che Gesù è stato il leader più grande in assoluto che la storia dell'umanità abbia mai avuto e abbia mai visto. E questo mi incoraggia, perché se lui ha avuto tali problemi nel suo gruppo, allora questo ci fa riflettere prima di tutto che nessuno è migliore di qualcun altro. Ma in questo episodio io vedo la grandezza del suo amore e della sua grazia. Qualcuno magari può pensare: ma che cosa c'entra questo con i segni che accompagnano i credenti? C'entrano, come ve lo dirò alla fine. Subito dopo questo episodio, in Luca 9:51, succede qualcosa che manda in tilt Gesù, nel senso che lo fa, lo mette in una posizione definitiva nei confronti dei suoi discepoli. Luca 9:51, avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme, mandò dei messaggeri davanti a sé ed essi partiti a entrare in un villaggio della Samaria per preparargli un alloggio, ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Non so quanti sanno dei problemi che c'erano tra i giudei e i samaritani, una storia lunga di secoli. Visto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni di nuovo, che poi viene definito più avanti il discepolo dell'amore, viene chiamato, viene riconosciuto come colui il quale descrive Dio nel modo migliore che si possa descrivere. Lui comprende tante cose che non sono andate nella sua vita, le corregge, le vediamo nelle lettere che gli scrive. Ma dice, i suoi discepoli, visto ciò, Giovanni e Giacomo dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e che li consumi come fece anche Elia? Ma Gesù si voltò verso di loro e lì sgridò. Non gli disse: no, non ti preoccupare, ma stai tranquillo. No, Gesù si volta verso di loro, dice la Bibbia, e li sgridò. E disse loro: voi non sapete di quale spirito siete.
È una frase molto pesante questa qua, eh? È una frase molto pesante, l'ha detta Gesù non a un posseduto, non a un fariseo, non a qualcuno, a un soldato romano, lo sta dicendo ai discepoli che lui stesso ha scelto sotto la guida di Dio Padre durante una notte di preghiera. Voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Sappiamo poi la storia raccontata in Giovanni, al capitolo 4, l'incontro con la samaritana, i discepoli che erano arrabbiati con i samaritani, e tramite il modo straordinario che Gesù ebbe di fare con la donna samaritana, una città intera venne a Gesù, una città intera. Questo ci fa comprendere, carissimi, che il problema non sta né nel messaggio né in coloro che lo devono ascoltare. Il problema fondamentale sta nei messaggeri. Ma stasera vogliamo esaltare la grazia di Dio ancora di più ed esaltare la sua misericordia. Perché? Perché Gesù non licenzia i dodici, li apparta per un certo tempo e comincia un reclutamento, né più e né meno. Versetto 57. Ora avvenne che mentre camminava per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse ad un altro: seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. E Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. E Gesù gli disse: nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Frase straordinaria. Luca 10, versetto 1. Dopo queste cose, il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Vedete la bellezza di leggere la Bibbia senza versetti, senza paragrafi, senza queste interruzioni. Ci fa comprendere meglio le dinamiche e ci fa comprendere meglio certe espressioni. Perché dico questo? Perché questi 70 sono stati scelti praticamente dal nulla, all'improvviso. Gesù ha fatto un reclutamento molto veloce e io sono convinto, e nessuno me lo toglie dalla testa, che in mezzo a quei 70 c'era pure quel ragazzo al quale Giovanni disse di non cacciare più i demoni. È come se Gesù nella sua mente disse: quel ragazzo ha delle qualità straordinarie e io lo voglio in squadra con me. Giovanni l'aveva rifiutato, ma Gesù lo ha letteralmente assunto e lo ha inserito nel gruppo dei 70, perché uno come quello, che non apparteneva ai 12, ma che per passione e per passione interiore e voglia di fare, faceva il lavoro da solo, cacciando i demoni per i fatti suoi, allora quell'uomo, quel ragazzo, era veramente degno di essere portato in squadra e di far parte di questo nuovo reclutamento. Gesù assume letteralmente questi 70, li designa, li coinvolge, li mette insieme, li manda due a due, e questi 70 portano dei risultati straordinari. In realtà, quando noi leggiamo Luca al capitolo 10, è uno specchio di ciò che leggiamo in Matteo 10, quando Gesù dà la stessa missione ai suoi discepoli. E vediamo qualcosa di meraviglioso. In Luca 10 vediamo che questi 70 presero letteralmente il posto dei 12 e fecero un lavoro egregio. In realtà non si parla di guarigioni, ma si parla in maniera particolare di cacciare i demoni. Guardate qua al versetto 17, lo rileggiamo. I 70, noi riprenderemo questo argomento quando parleremo del segno che riguarda il cacciare i demoni nel nome di Gesù. Ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Attenzione alla risposta di Gesù. Egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ora, su questa espressione di Gesù ci sono diverse teorie, ci sono diverse linee di pensiero. Io voglio darvi la mia.
Alcuni pensano che qui Gesù si stesse rifacendo a quando Lucifero, come l'angelo pieno di luce, fu scacciato da Dio dal cielo e fu scagliato sulla terra. Personalmente io non sono convinto di questo. Una volta credevo questo, poi quando ho cominciato a ragionare un pochettino con la mia testa e non con la testa degli altri, ho capito semplicemente che Gesù sta facendo un riferimento chiaro e semplice a quello che i discepoli hanno detto. Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Attenzione, voglio rileggere insieme a voi per agganciarmi il versetto 1 di Luca 10. Dice così: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due, attenzione a questa espressione, davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Gesù manda 70 a due, quindi 35 coppie, li manda davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Gesù prese questi 70 e gli fece una mappa, gli disegnò una mappa e disse: io sto andando in questa città, in questa città, in questa città, e sto andando in questo villaggio e in quest'altro villaggio. Il vostro compito è quello di prepararmi la via. Il vostro compito è quello di prepararmi la via. Questa è la canzone che abbiamo messo all'inizio. Prepariamogli la via. Questi 70 furono mandati, Gesù li mandò davanti a sé nelle città e nei luoghi dove egli stava per recarsi. Permettetemi di andare avanti un po' con l'immaginazione. Quello che io penso è che Gesù, avendo mandato questi 70, è come se sorvegliasse questi 70 nel mondo spirituale, nelle aree geografiche dove egli li mandò. E lui nello spirito vedeva ovunque entravano queste coppie dei 70, lui vedeva letteralmente le roccaforti di Satana crollare per terra. Lui vedeva Satana cadere dal cielo come una folgore. Loro dissero: anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Questa parola sottoposta è molto importante. Nel testo greco la parola sottoposta è un termine militare. Significa letteralmente subordinare e riportare all'ubbidienza. È un termine che veniva utilizzato in gergo militare quando i soldati dovevano mettersi sull'attenti quando passava un superiore. Loro realmente misero in atto l'autorità della quale Gesù li investì, l'autorità che Gesù delegò nella loro vita. Loro andarono e utilizzarono il nome di Gesù contro le fortezze, contro i principati, contro i dominatori, contro le opere di tenebre, e ovunque andavano loro videro dei risultati, andarono con franchezza e dicevano: noi veniamo nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. E quindi ogni demone doveva piegarsi e doveva obbedire al loro mandato. Chi erano questi 70? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Quando saremo con lui, un giorno lo sapremo, li conosceremo, io personalmente li vorrò conoscere. Ma una cosa ci insegna questo passaggio? Che non è importante chi sei, che non è importante a quale comunità fai parte, non è importante chi è il tuo pastore, non è importante se ti hanno dato il permesso. Tu hai il permesso direttamente dal tuo Signore, che si chiama Gesù Cristo, al quale appartiene tutta l'autorità nei cieli e sulla terra, di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farti del male. Chi erano questi 70? Non lo sappiamo. Che condizioni familiari avevano? Non lo sappiamo. Avevano vizi, avevano difetti, avevano problemi caratteriali? Non lo sappiamo. Avevano fatto scuole bibliche, avevano fatto dei corsi di avanzamento? Assolutamente no. Gesù prende questi 70, li impacchetta e li lancia letteralmente nel mondo, e ovunque loro andavano vedevano dei risultati straordinari, al punto tale che loro sono ritornati con allegrezza dicendo: anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù ha detto: sì, lo so, perché mentre voi andavate, io vedevo nel mondo spirituale Satana cadere giù come una folgore.
Io vi ho dato autorità, è successo questo perché io vi ho dato autorità di calpestare i serpenti e i scorpioni. Ora vi faccio, vi do un piccolo anticipo. In Matteo 15 dice questi sono i, in Matteo 6, Marco 16, scusate. Gesù dice questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome, prenderanno in mano i serpenti. Vedremo l'evoluzione di questo, mentre prima che lui risuscitasse, prima che lui ascendesse al Padre, lui diede l'autorità di calpestare i serpenti. Quando lui è risuscitato, quando lui è risorto dai morti ed è asceso al Padre e si è posto a sedere alla destra della maestà nei cieli, ha detto: voi non solo avete l'autorità di calpestare i serpenti, ma anche di prenderli nelle mani. E vedremo di che cosa si parla, di che cosa significa. Ecco, io ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta, vi ho dato autorità su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché il diavolo è sottomesso a voi, ma rallegratevi del fatto che voi siete sottomessi al Padre. Rallegratevi del fatto non semplicemente che la vostra identità è superiore a quella del nemico, ma rallegratevi del fatto che siete figli del Padre. Non rallegratevi di ciò che fate nel nome del Signore, rallegratevi di ciò che siete nel Signore, perché la vera gioia non sta in quello che facciamo, la vera gioia sta in ciò che noi siamo, in ciò che Egli ha fatto di noi, e questo è straordinario. Rallegratevi che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Alleluia. Ed ecco che noi vediamo che in questo mandato Gesù dice al versetto 9, Luca 10 al versetto 9, guarite i malati che saranno in essa, cioè nelle case che vi accolgono, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi, il regno di Dio è arrivato fin qui, il regno di Dio è arrivato fin qui attraverso di noi. I segni che accompagnano coloro che credono sono la manifestazione del regno di Dio che si manifesta nelle case. Voglio incoraggiarti questa sera, perché a me arrivano migliaia, non centinaia, migliaia di messaggi durante i mesi e durante l'anno di persone che continuano a dire: prega per me, voglio che preghiate per me, dove devo andare per farmi liberare, da chi mi puoi mandare per essere guarito, eccetera, eccetera. Dio ha dato a te autorità, te, proprio te, che forse nessuno ti conosce, che forse te ne sei andato alla comunità, forse hanno parlato male di te, ti hanno detto tutte le cose più incredibili ed allucinanti sopra la tua vita e ti sei scoraggiato e pensi di essere inferiore a qualcuno. Tu non sei inferiore a nessuno, tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio e sei stata investita della massima autorità. Sei stata investita di tutta l'autorità che è nel cielo e che è sulla terra. Ecco perché tu hai la possibilità di vedere miracoli straordinari nella tua vita, nella tua casa, nel tuo lavoro, ovunque. Puoi pregare per le persone, imporre le mani sugli infermi, cacciare i demoni nel nome di Gesù. Nessuno ha più autorità di te. Nessuno ha più unzione di te. Nessuno ha più diritto di te di fare determinate cose. Perché? Perché Dio ha investito ognuno di noi con la sua autorità, con la sua potenza e ci ha messo in grado di fare cose straordinarie. Ora abbiamo visto un attimo il modo in cui i dodici sono stati letteralmente messi di lato e forse il motivo per il quale tu in questo momento ti sei messo di lato e ti sei appartato è perché magari hai smesso di credere in una determinata maniera e hai cambiato e hai pervertito il messaggio semplice di Gesù. E forse ti sei messo a giudicare gli altri, ti sentivi prima migliore degli altri e hai giudicato gli altri. Io voglio incoraggiarti stasera. Gesù non è mai cambiato, il suo messaggio è sempre lo stesso. Ciò che cambia è la nostra comprensione, la rivelazione che possiamo avere di Lui, della sua parola, della sua persona, dei suoi insegnamenti, ma lui non cambia, la sua volontà è ancora guarire, la sua volontà è ancora che le persone siano liberate dai demoni, la sua volontà è che ancora le persone siano felici e possano vivere una vita nella pienezza. Gesù ha detto: il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiate vita e abbiate vita in abbondanza. Come posso fare? Magari tu ti stai chiedendo. Inizia
Inizia da qualcuno, inizia con qualcuno con il quale magari hai confidenza, ma se non inizi a pregare per le persone, se non inizi a ministrare, non capirai mai gli errori, non capirai mai gli sbagli. Se prima non inizi questo processo di formazione personale tra te e lo Spirito Santo, ma io avrei bisogno di una scuola biblica. No, tu hai bisogno dello Spirito Santo. Avrei bisogno di qualcuno che mi segue. No, tu hai lo Spirito Santo. Avrei bisogno di sottomettermi a qualcuno. Mille volte no, tu hai lo Spirito Santo. E se lo Spirito Santo non è sufficiente, allora vivi una religione. Mi dispiace dirlo, ma vivi una religione. Se lo Spirito Santo che vive dentro di te non è sufficiente per attivare i doni e la chiamata e l'unzione, l'autorità che lui ti ha dato, allora tu stai sperando in un uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida in Dio e la cui fiducia è Dio. E non ci rendiamo conto di quanti errori facciamo perché aspettiamo sempre che qualcuno ci dia il via, mentre il via è arrivato da 2000 anni, ed è da 2000 anni che Gesù ha detto: andate, predicate, e questi sono i segni. Ma i segni, io non ho più i segni, e vuol dire che non ti sei più mosso, perché i segni accompagnano coloro che vanno a predicare. Se noi non andiamo a predicare, i segni non ci accompagnano. Se noi ci stiamo fermi su una poltrona o ci piantiamo e ci saldiamo letteralmente in una sedia di una comunità, i segni saranno saldati sulla sedia insieme a noi. Molti nelle comunità tengono più ad avere la stessa sedia ogni domenica che avere persone nuove che gli tolgono la sedia ogni domenica. Preghiamo, avvicinatevi. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per questo tempo insieme, grazie perché tu ci confermi il tuo amore e la tua grazia, grazie perché non ha importanza chi siamo, da dove veniamo, quale sia il ceto sociale o la nostra istruzione, tu hai deciso di fare meraviglie attraverso di noi e per questo noi ti ringraziamo. Se noi non lo facciamo, tu userai altre persone, perché tu sei interessato a raggiungere più persone possibili. Ti chiediamo di aprire i nostri occhi, di scuotere il nostro intelletto. Abbiamo bisogno che tu ci scuota. Grazie per tutti coloro che da questa sera decideranno di mettere in atto queste semplici parole che tu hai detto: andate, predicate e dimostrate. E per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Abbiamo terminato, una buona serata a tutti quanti, e il mio desiderio è che ci sia una valanga di miracoli, che ci sia una valanga di guarigione, una valanga di segni, una valanga di demoni che vengono cacciati via nel nome di Gesù, e che Dio si possa servire non sempre del solito ministro che veramente scocciano queste cose, vedere sempre lo stesso show e lo stesso spettacolo dai sempre i soliti che cercano di imporre le mani su centinaia e migliaia di persone. Che ognuno di noi possa attivarsi e possa vedere le opere potenti attraverso la propria vita, perché questo è il vero successo quando tutti hanno successo. Questo è il vero risultato, quando tutti possono avere un risultato, quando tutti possono essere usati da Dio senza avere paura di perdere popolarità o di perdere l'autorità, perché tanto quello che Dio ci ha dato nessuno ce lo può togliere. Una buona serata a tutti quanti, e abbiamo 3 appuntamenti importanti questo fine settimana, questa settimana. Domani sera sarò a Novara per una riunione, si intitola la serata di domani "Ogni cosa è possibile". Venerdì sera saremo a Torino in una comunità, e sabato di nuovo a Torino con 2 appuntamenti: la pomeriggio scuola biblica e la sera
una riunione aperta a tutti quanti. Se siete in zona, veniteci a trovare, sarà molto bello stare insieme e condividere del tempo insieme con il Signore. Una buona serata a tutti quanti.